Prima ti dico chi è Liberi Agricoltori. Liberi Agricoltori è un'organizzazione sindacale nata un anno e mezzo fa da un'unione di due piccole realtà sindacali che nel frattempo sono cresciute e oggi rappresenta più di 50.000 aziende in tutta Italia, prevalentemente su Italia, ma anche con la nostra partecipazione del Veneto, per esempio. Noi diciamo, siamo tutti i giorni sul campo di battaglia contro le organizzazioni storiche, contro quelli che hanno nominato Gianni, che hanno nominato chi mi ha preceduto, i quali vivono di autoreferenzialità, vivono di posizioni che ormai sono precostituite e alle quali non fanno purtroppo avvicinare nessuno. Vi faccio un esempio grosso. Siccome si deve parlare di numeri, io volevo che l'onorevole avesse un'idea dei numeri, io questi ne sono scritti, ne sono parecchi, ma sono abbastanza veloce da raccontare, insomma. Qualcuno per me comincia a dire che quante sono le aziende agricole. Un presidente di un'altra organizzazione agricola l'anno scorso ha detto che c'era 1,5 milioni di iscritti. Allora, in Italia le aziende agricole sono 1,6 milioni scarse. Di questo, come diceva giustamente se ne conosce adesso, appena 800.000 sono iscritte alla Camera di Commercio e di queste 360.000 sono gestite da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. La cosa peggiore ancora è che solo 190.000 assumono la opera. Questa è l'agricoltura italiana. Quindi, tanto per farci vedere di che numeri stiamo parlando, di niente, del nulla. L'agricoltura italiana, la forza lavoro in agricoltura è del 3%, in Francia è 10%, per dire una. Ma di paragonese possono fare tanti. Qualcuno ha nominato una sorta di concertazione per stabilire il prezzo. A Bordeaux lo fanno. A Bordeaux la regione mette intorno a un tavolo produttori, trasformatori e la distribuzione. Si stabilisce il prezzo in cui ci entrano, ci campano, ci vanno i produttori fino a quelli della distribuzione. Fatelo in Italia se ci riuscire, praticamente non possibile. Allora, qual è il vero problema? Il vero problema è sì di una politica agricola che negli ultimi 20-30 anni è stata, salvo pochissime eccezioni, qualche sparsa di luce, è stata pessima, ma lì anche il problema è anche di chi ha permesso che questa politica ci fosse e non l'ha contrastata, cioè le grandi organizzazioni sindacali, che oggi non rappresentano più, non ci hanno perso il loro di rappresentanza, a favore di piccole organizzazioni come noi, quella qui come siamo, come un'altra agricoltura, che invece partono dal basso, sono un territorio agricolo, per questo tengo a sottolinearlo, non sono un amministrativo messo lì a fare sono un territorio agricolo, chissà cosa sono i problemi dell'agricoltura che tutti i giorni sbatte contro la GM, in caso contro Artea, però comunque che quindi sbatte contro la burocrazia agricola, che sa per esempio che adesso è un problema, tanto prima non ho studiato, questo di qualche onorevole, che quest'anno sarà un problema tremendo la storia della PEC. Cioè noi stiamo già cominciando a stampare le prime domande di domande PAC e non permette la stampa perché non ce l'ha PEC. Ora io ce l'ho perché sono assista alla Camera di Commercio, un'azienda non tanto grande, sono media, quindi mi serve anche la PEC, ma le micro aziende della PEC non serve a niente. Però qualcuno il problema l'ha risolto, perché sono delle organizzazioni agricole che si sono appena è stata ovviamente la PEC era obbligatoria, hanno fatto subito il pacchetto per il servizio, 180 euro l'anno, apertura e lettura della PEC per ogni azienda, arriva una mail l'anno e così poi sono sistemati. La verità è che per molte delle aziende, non tantissime delle nostre aziende sono medio grandi, però con 55-60.000 poi che 5-6.000 aziende non c'hanno una PEC. Adesso questo dovrò sistemare per aprirla, perché queste non ce l'hanno e se no non possono stampare la domanda unica. Ora, che cosa ci deve fare? Una azienda che ha un ettaro che prende 200 euro di premio con una PEC, questa è una cosa che qualcuno mi deve spiegare. Come? Qualcuno mi deve spiegare, poi chiudo perché ovviamente già mi caccia, qualcuno mi deve spiegare perché io devo stare al gioco delle grandi organizzazioni sindacali, le quali pretendono da me, imprenditore agricolo,
Repoci 2.0, la nuova generazione, laureato in giurisprudenza, pretendono che se io voglio andare costruttivamente d'accordo con Gianni e affittare un terreno, uno dei suoi terreni, in deroga, io devo farsi assistere da un'associazione IVA. Questa è una follia, ma questa è una posizione, è una linea di posizione che loro non molleranno mai, perché in questo ed è un vulnus veramente nella democraticità del sistema sindacale italiano. Loro sono le organizzazioni agricole che stabiliscono chi ha il potere di contrattare o di discutere con loro. Sono loro che lo decidono e basta. E questa è la cosa. Beh, la cancellazione di questa legge dell'82, che è una legge creata per chiudere in pratica la mercateria, questa è la prima cosa da fare, cioè impedire che alcune situazioni agricole si possano arroccare di alcuni di questi diritti. Tante sono in effetti quelle cose di cui si potrebbe parlare, però adesso non può andare. Un altro problema sicuramente è quello della proliferazione degli enti. Agea è una macchina che costa 310 milioni di euro l'anno, non c'è senso. Il SIN, Agea Control, sono tutte duplicazioni oppure macchine mangia soldi. Io lavoro io l'azienda in Toscana, vino. Faccio vino in Maremma e ringrazio comunque di combattere con Artea e non con Agea. Artea, cioè la Toscana qualcosa rappresenterà in questo paese, eppure Artea ha 22 persone. Cioè, comunque c'è tante vecchie Artea, perché non posso contare le volte, però insomma, devo dire che sullo spreco di risorse magari dal punto di vista insomma è un po' meglio di altre. Però capiamoci bene, la GEM costa 210 milioni di euro l'anno, quanto incide sui soldi che restituiamo all'agricoltura? Senza poi non vogliamo, lasciamo perdere vari scandali, i problemi di contratti, cosa succedono, controlli inutili e quant'altro. Pensiamo solo ai costi, ai veri costi di queste macchine, che se funzionassero pure, se non neanche funzionano, e quindi i costi sono doppi, sono quelli che costano, e i costi aggiuntivi alle aziende agricole, che poi per farsi risolvere i problemi devono pagare qualcuno per farlo. Quindi il costo di questa macchina è immenso, e questo va sistemato, come poi vanno eliminati altri consorzi puniti, alcuni che sono colpevoli di tanti disastri che succedono in giro per l'Italia. Io lavoro con un'azienda in Maremma, a 100 delegazioni sono morte 3 persone due anni fa a Albinia, quindi insomma, un fumiciattolo così hanno di fare tutto di salute e così un fumiciattolo, non si capisce come sia possibile. Quindi ora il problema è che stiamo considerando, il problema è che serve un movimento che parte dal basso, e per questo gli agricoltori è fatta così, è fatta di agricoltori che sono messi insieme, che decidono chi li rappresenta a livello regionale, rappresentati solo da agricoltori, e è la stessa cosa a livello nazionale. Quindi noi cerchiamo, quindi non abbiamo gente anche, ci viene con stipendio, ovviamente io mi presento un nuovo stipendio, perché siamo gente che facciamo perché cerchiamo di rappresentare i nostri interessi, che sono quelli degli agricoltori. E io credo che mettersi insieme con un'altra associazione, può allargare questa base, possa essere l'unico sistema per cercare di limare lo strapotere e i danni che sono fatti dalle organizzazioni storiche. Mi fermo se no davanti da te.